Buonasera a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto dal vostro amico Salvo. Nella videoclip che state vedendo sto provando Daylight 2 e a primo acchito voglio dirvi se vale la pena di essere preso per PlayStation 4 normale ragazzi. Ho fatto tutti i test. Ho fatto diverse prove, sia di combattimento che di salto e quant'altro. Devo dire che sono rimasto abbastanza meravigliato della grafica del gioco e del gameplay. Poi è arrivato la patch del Day One, che ho visto hanno corretto più di 1000 fix bug sul gioco. Quindi credo che il gioco dovrebbe andare molto meglio, però lo potremo vedere solo quando lo finirò e farò poi una mia recensione personale sul gioco. Per adesso vi posso garantire che onestamente vale la pena di essere preso per PS4 normale. Poi se avete anche la Slim e la Pro, ancora meglio, vi dovrebbe girare ancora meglio. Io spero la settimana prossima di poterlo giocare su PS5. Allora ragazzi, analizziamo il gioco. Come vediamo qua nel menu, che devo dire che è abbastanza simile all'uno, anche se qua è un po' più facile da utilizzare rispetto alla versione di Daylight 1. L'unica pecca che mi dà fastidio è che il gioco è in inglese, è sottotitolato italiano, però vabbè, vedremo se riusciremo a capire la storia. Allora ragazzi, nella storia del gioco, da quello che ho capito, questo è il nostro personaggio che si chiama Aiden. Un'altra cosa, ero convinto che nel gioco non si parlasse di Arran, invece mi devo ricredere. Come state vedendo, io ho trovato inizio gioco perché sono uno che esplora. Ho trovato questo articolo dove parla, come vedete qui, di Arran. Poi in live leggeremo questo. Leggeremo, non lo leggo adesso per non perdere tempo perché è tardi. Quindi leggeremo poi tutto quello che troveremo nei collezionabili. Allora, qua c'è ramo abilità, come vedete ho messo il primo ramo abilità, salto in alto, poi vedremo di studiarci tutte le skill, sia del parkour che del combattimento, ma sicuramente ne verranno aggiunte altre nell'arco dei mesi, visto che questo gioco verrà supportato per 5 anni, sicuramente il ramo abilità si diventerà sempre più grande come nel primo e sicuramente si arriverà a leggenda, spero 250 o superiore. Detto ciò ragazzi, come vedete anche qua sulle creazioni è molto semplice, basta avere il materiale, ti dice cosa creare o no, è molto intuitivo devo dire, onestamente sono soddisfatto. Quindi ragazzi, io vi aspetto oggi alle 14 del 4 febbraio, andremo in diretta live e faremo una lunga live ragazzi. Quindi ripeto, per chi che vedrà il video vuole sapere come gira su PS4 normale, posso dire che gira bene e vale la pena di essere preso. Poi più avanti lo esamineremo nel dettaglio più accuratamente andando avanti nella storia. Ok ragazzi, io pubblico il video, mi raccomando sostenete il canale con un bel like e iscrivetevi, mi raccomando cliccate sulla campanella delle notifiche così saprete sempre quando andrò in live. Ok ragazzi, adesso io vi saluto che è tardi e ci becchiamo più tardi, quindi ciao a tutti e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.